credo che questa sia la cosa più bella del festival, l'anno scorso e poi quest'anno continuata, quella di portare effettivamente in mezzo alla gente questa splendida cultura che il festival 25 anni ci propone ogni anno, e grazie a Matteo questo impegno confuso in tutti questi anni, però è sempre più necessario per tutte le discipline, ma in particolare per quelle visive, che sono le più immediate per ognuno di noi, da rendere fruibili queste cose a tutte le persone. Siamo andati alle Terme, a Velia, abbiamo suonato al Castello Vassallo a Stella, e poi siamo stati nelle piazze successive di Mantiglia, ieri a Santa Sofia a Terradura. Bellissima questa esperienza di suonare gli spazi. Infatti sono molto curioso di vedere il girato, sono molto emozionato anche da questo giro, da questo viaggio, e ringrazio per il festival, ringrazio te, anche perché è un, sono degli incontri molto originali e particolari. Allora, intanto io devo ringraziare Damiano perché è stato un compagno di viaggio prezioso, sempre insieme, amico, come tutti i cittadini, gli abitanti di Terradura. Comunicare con i segni è una cosa importantissima, la generosità degli artisti, Oscar che ha preso parte all'iniziativa. E io sono un assertore del metalinguaggio, quindi lì dove non arriva la parola c'è bisogno dell'espressione dell'arte. Buonasera a tutti. tout d'abord merci beaucoup de l'invitation à Maria Grazia e au festival. Grazie. Voilà. È bello vedere la diversità di quello che è stato proposto, e soprattutto appunto dei bei film. Io interpreto il Festival Mediterraneo come una possibilità di conoscenza e di viaggio, come diceva, perché oltre ai film che vediamo, gli incontri, i luoghi, i posti, le performance, le musiche, penso a Tanguri, a Giamava, al documentario uscito su dei Luttazzi, è un modo per viaggiare e per conoscere, quindi in questo senso Maria Grazia come direzione artistica per il festival, voglio ringraziare perché c'è una grande curiosità, e quindi io credo anche che è un'opportunità, perché non tutti riescono a vedere quello che avviene durante il festival, e in questo senso io sono molto legato all'archivio, cioè la possibilità di poter vedere i film che si sono visti. E adesso passiamo alla premiazione. Il miglior lungometraggio è Amuga di Antonio Scarlatti. Merci de nous remettre une mention spéciale. À comment parler voilà. Ringraziare Maria Grazia per l'occasione che mi ha dato, tutto il festival, perché oltre ad aver partecipato con un cortometraggio, ho partecipato anche come mia esperienza di vita, e sono arrivato a Mandia, ho seguito poi tutte le tappe, ed è un festival che ha coinvolto tutti e cinque i sensi, praticamente dalla vista chiaramente per i film, e poi udito per la musica. Ci sono state tante occasioni di ascoltare concerti e musica negli spazi diversi, le degustazioni e quindi odori e anche sapori, e addirittura ho avuto il piacere di mettere le mani in pasta, quindi anche il tatto facendo il pane, quindi è un festival che mi ha coinvolto a 360 gradi, e quindi sono felicissimo di ritirare questa menzione. Grazie mille, buonasera a tutti, al prossimo festival.